Ah, ragazzi, ragazzi, è domenica, sono le 7 e adesso è l'unico momento che sono riuscito a prendermi un pochino per registrare. Oggi giornata neanche troppo complicata, di la verità, solo che il problema è che vabbè, avevo la family qua, no? Quindi si parla, si ride, si sta un po' tra di noi e poi ho dovuto editare tutti i video della settimana, quindi c'è un sacco di arretrato. Un sacco di arretrato e non ci sto dietro, semplicemente. Devo prendermi una giornata intera di relax e in tutto questo, appunto, sono stanchissimo perché ieri, vabbè, siamo tornati alle 3 di notte, poi stanotte, stamattina svegliato presto, vai a colazione con la family e quant'altro. Che fai? Cioè, non si riesce a fare tutto. Comunque, adesso devo pensare alla cena. Ho del formaggio. L'agorai buono, che è Monte, no, l'agorai semplicemente, vabbè, ok. Questo è l'agorai, ho delle uova, no, che scadono a luglio, quindi non serve che le prenda. Quello, delle patate, dovrei anche farmi un pochino il formaggio grana, perché qua sta finendo, quindi potrei farmi del ragù magari. Sì, ci sono i gnocchetti qua già mezzi aperti. Mi faccio un piattino di quello. Faccio gli gnocchi col pesto, hai capito? Sì. Quando scade questo? 27 luglio. Va bene. Gnocchetti col pesto e tre patate, un po' di formaggio. Ah, e anche il grana, il formaggio grana, abbiamo detto. Il grattugiato italiano 100%. Mamma mia, ragazzi. Oggi sarei potuto andare in palestra, ma sapete quando ci sono le giornate che sono molto... No, non ho voglia di fare niente. Ecco, era questa, ma comunque l'ho dovuto fare. Però mi è mancata la palestra, accidenti, questo non sono riuscito a mettermi sotto, purtroppo. Comunque adesso facciamo sui gnocchetti, dopo mi voglio fare una bella doccia rinfrescante, anzi bollente, altro che rinfrescante. E spero che sia abbastanza con gli gnocchi, questi gnocchetti, e anche non lo fossero in caso mi ingozzo di formaggio. Sembra un piattino molto misero, io di solito mangio parecchio. Quanto è? Beh, due etti e mezzo. Dai, va bene, per una persona va più che bene, diciamo. Per un Lorenzo, non lo so, per una persona va abbastanza bene. Sono riuscito a editare un sacco di cose, ragazzi, in questi giorni. Poi oggi mi sono messo anche di là e ho suonato un pochino la chitarra, ho fatto delle chiamate. Rilassante, rilassante. Stasera viene una mia amica che è tornata dall'Erasmus, che viene qua, così si ciacola un pochino, spettacolo time come al solito. E spero di andare a letto presto. Perché domani si inizia la settimana. Ah, in tutto questo, domani giornata importante perché è il primo giorno di Smart, quindi per una volta posso dormire almeno un'oretta in più. Cacchio, mi sveglierò alle 8 e un quarto al posto che le 7 e un quarto. Mi sveglio, colazione, poi subito a lavorare, però non devo andare al lavoro, visto che oggi e ieri, no, prevalentemente oggi è tipo diluviato da stanotte, dalle 3 di notte, perché io sono tornato a casa e mi sono beccato tutta la pioggia arretrata della settimana perché ero in motorino all'Amen e tornando giù mi sono annegato. E anche oggi diluvio universale. Domani speriamo di no, ma ugualmente non cambia più di tanto perché starò tutto il giorno in casa perché è smart working. Poi è ovviamente il video della settimana del canale YouTube americano. Come sapete, lunedì per me è sempre impegnativo per questo motivo qua e mi devo mettere sotto a editare pure quello che mi occuperà un paio d'ore. Non ho video arretrati più di tanto, a parte quello che farò stasera, cioè quello che state vedendo ora, ma questo qua, visto che non ho filmato niente, sarà editing 5 minuti probabilmente perché sarà un video continuo. E devo caricare i video degli altri giorni e domani sera, ah no, che cazzo dico, domani sera devo andare a lavorare alle 7:10, devo essere a fare delle foto per un'associazione per cui anch'io ho fatto volontariato anni fa e c'è tipo delle premiazioni, qualcosa così, quindi mi devo mettere, adesso lo devo ricordare, devo mettere sotto carica tutte le batterie del flash e della macchinetta in generale, perché sennò arrivo lì e non riesco a fare niente.
chiaramente non si lavora. Staccherò per le 10, metti, quindi 3 orette lì, e poi torno a casa, devo finire di editare i video che non sono riuscito a editare prima, perché di solito video di YouTube finisco per le 9, come sapete, e quindi dovrò fare anche quelli. Ragazzi, non ci si sta dietro, non ci si può credere, per un motivo o per l'altro, sempre impossible. Lunedì sarà una giornata impossibile, ma siamo sorpresi, io non più di tanto, voi siete sorpresi. Oh. Comunque questa videocamera mi è già caduta un paio di volte, infatti c'è il bordino che è un pochino scheggiato, penso sia magnesio questo, probabilmente sì, forse alluminio, no, penso sia magnesio a vederlo. Però fatto sta che è un pochino scheggiato, quindi non il massimo. L'importante è che funzioni, perché ho appena dato quell'altra. Ah, mi hanno rimborsato, almeno ci ha messo solo una settimana. L'ultima volta che l'avevo dato, cioè, Amazon ci ha messo tipo un mese abbondante, ho dovuto implorarli che mi diano sti soldi. Quindi stavolta almeno è andato un po' in modo diverso. Quantità di sale irrisoria, non ne metto mai più di tanto, come al solito. Pane, avrei del pane, sì dai, per fare scarpetta, che attingo dalla fonte, del freezer, non il Montenegro, mi serve il pane. C'ho ancora il sale in mano, vabbè, qua non bolle, non so che farmene. Iniziamo a scongelare anche un pochino il pane, iniziamo a fare pure quello, mannaggia. Servirebbe il piatto del microonde? Vabbè, lo usiamo senza piatto. Non lo vedo. Non si vede. Che facciamo? Non si usa. Qua un po' bolle. Ci mettiamo questa. E via. Quando ci mettono? Comunque un po' mi vergogno a mangiare questi gnocchi qua, dopo che voi nel canale siete abituati che faccio io le cose buone, che mi metto lì a cucinare. Insomma, non il massimo. Non ho molte parole oggi, ragazzi. Però d'altronde anche questo è questo canale, no? La semplicità, la spontaneità, nulla di costruito. Seguiamo questo progetto. Ragazzi, vediamo questa settimana come abbiamo performato, se abbiamo guadagnato nuovi iscritti, nuovi followers, come sono le views, e vediamo insomma la performance del canale di questa settimana. Fatto sta che noi adesso andiamo in analisi, analytics, anzi, iscritti negli ultimi 7 giorni, 0. Cioè, ne abbiamo guadagnato qualcuno, perso qualcuno, quindi alla fine il netto è 0. Va bene. 75% meno rispetto... No, aspetta, che cazzo sto dicendo? Quanto? 100% in meno rispetto agli ultimi 7 giorni. Perfetto. Termini di ore 194... 35 negli ultimi 7 giorni. 26% in meno. Ok. E come views negli ultimi 7 giorni 698, arrotondiamo 700, dai. E vabbè, comunque ragazzi, non benissimo, ma non è questo il senso. Noi lo facciamo come diario di bordo, diario di viaggio, diario personale, per vedere come cresciamo nel tempo, la barba che ci cresce, le cose che facciamo e quant'altro. E quasi sono 2 mesi che lo faccio, quasi 2 mesi. Adesso ho appena editato il 59esimo episodio, questo qua che stiamo per vedere è il 60esimo, e solo che sono tipo in un giorno sono riuscito a fare 2 video, è successo 2 volte questo, quindi alla fine questo è il 58esimo giorno di fila che faccio video, semplicemente. 58esimo giorno, va bene, qua sta bollendo, quindi mi dirò, sono quasi 2 mesi, l'obiettivo non so quanto sia, sarebbe bello fare un anno, ho i miei grossi dubbi che riuscirò a reggere un anno su sta cosa, ma sarebbe carino, sarebbe molto carino. Quando sono pronti salgono a galla di solito gli gnocchi, quindi
intendiamoci questo. Allora, il pesto buono. Io vi ammazzo tutte. Brutte cazzo di farfalle. Dove cazzo entrate? Morta. Ti lascio lì. Crepare sul muro. No, dai, ti tolgo. Che schifo. Incastrata. Che faccio? Tolta. Che palle. Devo andare a buttare l'immondizia, ragazzi. Fuori da una settimana e mezza. Dai, dopo cena la vado a buttare. Non ci sono altre soluzioni. Ragazzi, ce la facciamo? Ok. Ragazzi, questa è la presentazione alla fine del nostro piattino. E poi un po' di formaggio, tre patate in croce. Adesso mi vado un pochino di video, che in questi giorni non sono mai riuscito. Letteralmente dormo poco, faccio tanto, sono sempre fuori. Mille cose, mangio fuori, bim barabam, non riesco mai a prendermi, come vi dicevo, un po' di tempo per me stesso. Vabbè, poco importa, la vita è bella. YouTube, si vola!